Buonasera. Buonasera a tutti, che emozione vedervi così numerosi, grazie per essere venuti innanzitutto. Benvenuti al Progetti d'Autore, quinta edizione. Jacopo Maresca, che ha girato questo video a Milano e quindi ne ha fatto la sigla, ci ha introdotti alle atmosfere della Milano di oggi, ma noi parleremo anche delle atmosfere della Milano di qualche anno fa. Voglio ricordare che Progetti d'Autore quinta edizione è un concerto tributo che quest'anno appunto dedichiamo a Milano, che è possibile realizzarlo solo con la collaborazione di tante persone, in primis l'amministrazione comunale di Piano di Sorrento e poi tanti amici, il Marianiello Jazz Café, Starlight di Francesco Filosa che ha curato le luci come vedete, l'Arci e Marianiello Jazz Café che credo di aver già nominato. Benissimo, prima di iniziare io voglio qui le persone che ci ospitano. Siamo nel Chiostro dell'Immacolata, uno dei plessi dell'Istituto Comprensivo Piano di Sorrento. Siamo nella città di Piano di Sorrento e quindi voglio qui i padroni di casa. La preside, la dottoressa Maria Rosaria Saiocco, la preside dell'Istituto Comprensivo Piano di Sorrento, e il nostro primo cittadino, il professore Giovanni Ruggero. Buonasera preside. Buonasera. E allora, che dobbiamo dire, è elegantissimo come sempre. Grazie. È sempre molto bello vedere questo chiostro vestito a festa. Io proporrei al nostro sindaco di cambiargli nome. Si chiama Chiostro dell'Immacolata, è vero, però lo chiamerei il Chiostro delle Emozioni. Le emozioni bello. Che... Vabbè, l'Immacolata è nascosta lì, sì, dietro, sì. Che non sia d'accordo. Sì. E noi che da maggio in poi, da quando cominciano i bambini, poi con tutte le iniziative dell'estate e con queste stupende serate che ci fate vivere ogni anno, grazie. Veramente è un susseguirsi di emozioni ed è un piacere vederlo vivere così. Sono serate che io amo particolarmente, ho dato uno sguardo al programma. E sono le canzoni di sempre, sono la musica, sono le canzoni che ricordiamo, ricordiamo le canzoni, ricordiamo gli artisti e molto più magari di canzoni di questo stesso anno hanno fatto la nostra storia. È veramente, insomma, ed è un piacere riascoltare. Ed è grazie, insomma, a lei, grazie a suo marito, grazie a tutta l'organizzazione. Veramente auguro a tutti una piacevolissima serata. Grazie, grazie, grazie. Allora il microfono passa al nostro primo cittadino che ci darà un augurio di benvenuto. Facciamo finta, copio tutto quello che ha detto la preside, nel senso che il bianco manto dell'Immacolata è l'insieme dei colori, quindi l'insieme delle emozioni, quindi manco l'Immacolata si offenderebbe se lo chiamassimo, visto che poi d'inverno ci sono i bambini, più esatto, più festa di quello. Ecco, non c'è niente, quindi l'idea può essere colta a volo. Credo che ci sono dei fatti che diventano eventi. Progetti d'autore in questi 5 anni è diventato un evento. Cos'è che fa un evento? Beh, innanzitutto il contenuto. La storia della musica è qui stasera rappresentata con questa scelta di autori che hanno fatto appunto la storia, ma non solo nell'arte delle note, ma anche io credo nella forza del messaggio, nella provocazione del contenuto. Esatto. Di solito quando passiamo da queste parti con questa musica attraverso quello che ascoltiamo, secondo me non torniamo mai a casa indifferenti. C'è un altro aspetto che sicuramente è quello della passione, per cui l'ha nominato la preside, non posso farlo, devo per forza farlo anch'io, Franco, Mariella, Michele, ma poi tu aggiungerai Jacopo, tutti gli altri. Tutti gli amici. Perché la forza di un'idea, di un progetto, cammina sulle gambe, sulla forza, sulla fatica, credo, da oggi pomeriggio. No, è un anno. Si comincia a lavorare sui libri. Esattamente. E poi dopo. E concludo, ma c'è anche un'altra cosa, un terzo requisito. La gente. Potremmo anche inventarci qualsiasi altra cosa, ma restare da soli. Invece la presenza di tante persone ci dicono che questo non è più un fatto, un'attività, una manifestazione, ma un evento. Bravi. Grazie, grazie al professore Giovanni Ruggero. E allora, io vi saluto. Grazie, grazie Giovanni. Mi prendo anche 2 baci, è sempre il sindaco più bello della penisola. Dunque, io direi che possiamo continuare e soprattutto cercare di ricordare perché siamo qui. Questo è il momento, come dire, terminale di un percorso che abbiamo iniziato.
marzo a maggio, quando Piano Maggio, per Giorgio Gaber, ha voluto fare un tributo ad una persona, appunto Giorgio Gaber, scomparso 10 anni fa. E quindi è stata per noi una settimana bellissima, sempre con il patrocinio dell'amministrazione, abbiamo potuto realizzare veramente delle cose molto molto carine di qualità. Però vediamo Jacopo che cosa ha preparato per noi come sintesi di quello che è stato Piano Maggio per Giorgio Gaber. Si può, passa un secondo qualunque, la nostra fantasia non ha confini, passa un tocco un po' scadente, noi perpetuiamo allegramente la creatività dei popoli latini. Si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può, libertà, 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 libertà obbligatoria. Sai cambiato, sono così spregiudicato, sono infedele, sono matto, posso far tutto. Viene la paura di una vertigine totale, viene la voglia un po' normale di pensare a morale. Utopia, utopia, utopia. Siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può. Ma come? Con tutte le libertà che avete, volete anche la libertà di pensare? Utopia, 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 pia, pia. Libertà, 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 libertà. E dunque eravamo rimasti proprio lì. E allora, dopo questa introduzione, io direi che possiamo quindi cominciare con il nostro programma. Il programma della serata inizia con due, quelli che io chiamo monumenti della penisola, della canzone, del loggiaridolo della penisola sorrentina. E chiamiamoli, dai, Lello Notino e Fofò degli Franci. Eccoli qui, monumenti, perché veramente loro, come dico sempre, la storia della canzone in penisola l'hanno fatta, l'hanno costruita, ce l'hanno cantata e raccontata. E anche stasera ci faranno ascoltare due pezzi, Innamorati a Milano e Non arrossire, il primo di Memo Remigi e il secondo di Giorgio Gaber. Voglio ricordare che queste canzoni, che una degli anni del 65 e l'altra del 60, erano canzoni all'epoca, per noi oggi magari sono delle canzoni che ricordiamo magari a stento, ma all'epoca erano canzoni che fecero scalpore, perché andavano un po' controcorrente rispetto alle melodie sanremesi. Erano canzoni che parlavano di contenuti un po' più intimisti, canzoni anche raffinate, erano canzoni di quelle persone che si chiamavano cantanti e autori. E non a caso Non arrossire, scritta da Giorgio Gaber e Maria Monti, che era anche la sua compagna di vita, fu proprio la canzone che inaugurò il termine cantautore, perché Maria Monti, in una chiacchierata, e poi Franco ci racconterà a proposito del libro di Nani Ricordi, in una chiacchierata disse: ma perché non li chiamiamo cantautori? No, suona brutto. Poi alla fine questa parola è rimasta ad identificare un cantautorato di qualità. Fofò degli Franci, Lello Notino. Thank you.
siccome è strano darsi appuntamenti a Milano, a Milano, senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente, fra la gente, sapessi come strano darsi appuntamenti a Milano. In questo posto impossibile, tu mi hai detto piano, io ho detto piano. Sapessi come sarò se dirsi innamorato. O ti piace stare dietro le quinte? No, ovviamente che stai senza sedia.